Prova? Ok, va. Allora, ma intanto anche se non ho il microfono, io ho la voce alta. Allora, buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro sul cyberbullismo. Vedo che siamo comunque numerosi, quindi bene. Allora, io sono Federica Foradini, penso che la maggior parte di voi mi conosca. Sono una psicologa e sono un'educatrice e un'animatrice qui all'oratorio. Allora, questo sarà l'incontro un pochino più partecipativo da parte vostra. È il terzo e ultimo incontro, abbiamo fatto un incontro al Cinema VIP in cui abbiamo visto il film Disconnect e settimana scorsa invece abbiamo sentito la testimonianza di Paolo Picchio e l'intervento di Marco Luciani e della senatrice Ferrara. Oggi invece abbiamo qui tre educatrici del CREMIT, ok? Loro sono Laura Comaschi, Sara Rocca e Elena Valdameri. Ok? Allora, l'incontro di oggi sarà un po' più animato, nel senso che verrà fatto, poi lascio la parola a voi, a loro che vi spiegheranno sicuramente meglio di me. Comunque ci sarà una prima parte teorica, sempre sul cyberbullismo, perché negli incontri precedenti il vicequestore ha fatto più una parte legale, diciamo, ok? E poi faremo un laboratorio, in modo che voi possiate anche partecipare, fare anche domande che magari, per cui non c'è stato particolare tempo negli incontri precedenti. Prima di iniziare vi devo chiedere una cosa. Siccome il laboratorio sarà diviso in educatori, animatori o comunque chiunque si occupi di formazione, quindi maestre, professoresse e invece catechisti, sì, insomma, chiunque eroghi formazione di qualunque natura. Ok, invece l'altro laboratorio sarà per i genitori, quindi facciamo un breve sondaggio ad alzata di mano. Quanti sono gli educatori? Vai, con anche gli animatori dei gruppi, grazie. Allora, insegnanti compresi. Sì, tutti. Facciamo che sarei insomma una trentina, quarantina. Facciamo la controprova. Quanti sono i genitori? Decisamente di più. Sarete una cinquantina invece. Ok? Quanti non hanno alzato la mano? Ok. Che potete decidere dov'è. Sì, ovviamente se ci sono dei nonni, ma non possono andare nel gruppo dei genitori, insomma, se potete decidere anche dove collocarvi. E altra domanda. Possedete tutti uno smartphone collegato a una rete internet? Sì, non avevo dubbi, però. Qua c'è qualcuno che non ce l'ha. Qui in sede. Uno ogni due, però quanti non ce l'hanno? No, va bene, ok. No, era se alzavate la mano in 70 ci preoccupavamo. Sì, va bene. Qualunque mezzo che sia collegato a una rete internet. Ok? Va bene, allora io lascio la parola a loro, così facciamo la parte introduttiva e poi spieghiamo un po' meglio tutti i laboratori. Saremo molto rapidi in questa prima parte perché vogliamo dedicare proprio più spazio all'attività, per poi tornare e ritrovarci qui per un'ultima mezz'ora insieme in cui un po' riflettiamo di nuovo insieme alla luce di quello che abbiamo fatto e prodotto nelle due attività laboratoriali. Il centro in cui lavoriamo è il centro di ricerca dell'Università Cattolica, noi ci occupiamo, noi tre nello specifico, ci occupiamo di formazione, sia di formazione di insegnanti, anche di attività con i ragazzi, siamo anche dei media educator, cioè facciamo delle attività nelle scuole e in altri contesti educativi in cui entriamo nelle classi e nei gruppi di ragazzi, lavoriamo con i ragazzi su vari temi legati all'educazione media. Il nostro incontro si intitola Il valore della rete, perché noi pensiamo che la rete abbia anche un valore che molto spesso viene un po' offuscato da tutta quella che invece è la parte di rappresentazioni negative che ci sono attorno alla, alla rete, rappresentazioni che sono spesso negative anche perché la si conosce un pochino poco. Non li perdiamo di vista i rischi e noi qui li abbiamo riassunti molto brevemente perché sicuramente li avete già visti, analizzati, ci avete già riflettuto la volta scorsa. Diciamo che a questo punto del percorso i rischi li conosciamo. Hanno a che fare con la privacy,
e questo riguarda ragazzi quanto adulti, perché molto spesso c'è un'inconsapevolezza con cui noi lasciamo i nostri dati nella rete. C'è un problema di sovrapposizione di sfera pubblica e sfera privata, per cui non è nella vita reale abbastanza semplice, anche nelle fasi di età evolutiva della preadolescenza e dell'adolescenza, capire che cosa devo mantenere nella mia sfera privata, che cosa invece posso portare nella sfera pubblica. La rete, il fatto di condividere qualcosa stando dietro uno schermo, inibisce un po' questa percezione, per cui non è più così chiaro, quindi si tende a fare un po' di sovrapposizione, cioè di rendere pubblico qualcosa che dovrebbe in realtà restare privato. I rischi hanno a che fare con la tracciabilità dei contenuti, quindi non ci rendiamo conto che tutto quello che lasciamo orme, in continuazione, tutto quello che facciamo nella rete è lì, resta, le nostre orme restano, hanno a che fare con l'anonimato, le false identità, oggi un pochino meno, ma comunque continua a essere, soprattutto quando parliamo di cyberbullismo, continua a essere un dato importante, per cui nascondersi dietro uno schermo vuol dire anche poter approfittare della possibilità di farsi anonimo o di assumere un'identità falsa. Hanno a che fare con il rispetto per gli altri, il rispetto per se stessi. E abbiamo scritto anche e per la propria immagine, perché si fa un uso, cioè una produzione, una condivisione di immagini molto spesso che manca, che non è supportata da una consapevolezza rispetto a che immagini di me sto condividendo con gli altri. Le molestie online, che sono di varia natura, non sempre si arriva al cyberbullismo, quando un atto non è reiterato non è cyberbullismo, però è comunque una forma di molestie online, una forma di cyber stupidity. Il conformismo, questo termine fa ridere, però è un termine che viene proprio utilizzato. Sì, è stato teorizzato da un teorico che è Preschi. Ecco, non so se avete mai sentito parlare dei nativi digitali, colui che inizialmente, poi si è ricreduto anche su questa, però inizialmente aveva etichettato i ragazzi, aveva dato questa definizione di nativi digitali, poi ha voluto rivedere comunque la sua teoria in un altro modo, però lui ha dato anche questa definizione di cyber stupidity in modo che potesse tenere dentro tutta una serie di comportamenti che non sono solo legati al cyberbullismo. Cioè il cyberbullismo ha delle caratteristiche specifiche, molto, che sono alcune delle stesse caratteristiche del bullismo, prima di tutto il fatto che è un atto che viene reiterato nel tempo, quindi che viene prodotto più volte. Le molestie online a volte sono invece solo occasionali, sporadiche, però è comunque un comportamento che rientra in questa categoria. Il conformismo, il fatto che comunque si tende un po' ad adeguarsi ai contenuti degli altri, e se da una parte la rete in realtà offre la possibilità di dire sempre, di esporsi, di dire sempre la propria opinione, a volte però è più comodo cadere nel conformismo. O oggi un'altra, che fa sempre parte della cyber stupidity, un altro rischio è quello della facilità con cui si diffondono messaggi di odio. I temi di oggi sono soprattutto legati alla discriminazione e al razzismo, però è molto facile che la rete veicolare questi messaggi attraverso la rete senza una riflessione alla base. Ma non dimentichiamo che in realtà i social media hanno un ruolo molto importante nella vita dei ragazzi. Demonizzarli solamente, soprattutto demonizzarli ai loro occhi, non è secondo noi la strada migliore per cercare di sviluppare in loro un senso critico, un occhio critico, un senso di consapevolezza maggiore. Hanno un ruolo importante anche proprio nella loro crescita, perché gli studi dicono che ad esempio le loro relazioni online non sono relazioni esclusivamente online che loro vedono separate dalle relazioni nella realtà, sono un proseguimento, per loro è un tutt'uno, non fanno questa distinzione. E hanno a che fare anche con la soddisfazione di alcuni bisogni primari, qui c'è Federica che è una psicologa e sicuramente li conosce. Questi bisogni sono quelli che nascono soprattutto nell'età della preadolescenza, che sono il bisogno di sicurezza, il bisogno di appartenenza a un gruppo. I ragazzi esplicitano questo bisogno tanto nella realtà quanto nell'online, quindi il bisogno di sentirsi parte del gruppo, dei pari, un bisogno di autostima, quindi di vedersi riconosciuto agli occhi degli altri, qualcosa che si fa, quello che si fa, quello che si è, e un bisogno anche di autorealizzazione, quindi di arrivare a sentirsi qualcuno. Sì, quello che vuole campionato.
Sì, allora, adesso che abbiamo visto un po' quali sono i rischi e quali sono anche i bisogni che i ragazzi colmano attraverso il web e i social network, vediamo quali sono le caratteristiche di un cittadino digitale virtuoso. Ne parla il professor Rivoltella, che è appunto il direttore del nostro istituto, del nostro centro di ricerca, in un libro che si chiama Le virtù del digitale. Non so se appunto ne avete già sentito parlare, è uscito recentemente, sono stati anche fatti dei corsi su questo libro. Parla appunto di sette virtù appunto cardinali e teologali, che vengono poi declinate all'interno del digitale. Quindi insomma questo, bravissima Laura. Allora, le lasciamo anche la se volete, così. Esatto, ci sono link, del materiale comunque al quale potete fruire tranquillamente. Lui appunto in conclusione del suo libro elenca quattro strategie che sono diciamo possibili strategie da utilizzare per essere un buon cittadino digitale virtuoso, e lo può fare sia l'adulto che il ragazzo ovviamente. La prima strategia è quella della formica. La formica, come sappiamo, è diciamo un essere piuttosto previdente, ma anche molto prudente, perché archivia diciamo il suo cibo. Se non parli non niente. Parlo dal settimana scorsa funzionava bene. Se mi sentite così va bene, lo stesso. Va? Martellare? Esatto. E la formica risponde proprio a questa domanda. E poi cosa succederà? Ok, quindi diciamo la caratteristica della formica è proprio quella di archiviare del materiale. Questo è quello che deve fare anche un buon cittadino digitale virtuoso, cioè archiviare il materiale che ovviamente ha immagazzinato, ma anche cercare di ottenere tutte quelle informazioni che sono indispensabili per poter viaggiare sicuri ed informati. Quindi diciamo essere dotati anche di un certo senso critico, saper creare e gestire le proprie informazioni, quindi ottenere tutte quelle conoscenze per poter gestire i propri profili piuttosto che il proprio spazio all'interno del web. La seconda strategia è quella di Paul Freire, che era un noto pedagogista, che risponde alla domanda: ci hai pensato abbastanza? La cosa importante appunto è nel digitale, all'interno del web, sempre riflettere con la propria testa e quindi essere dotati di un certo senso critico, ma anche non essere conformisti. Cioè, diciamo, uscire dalla tentazione di imitare tutto quello che c'è all'interno del web o quello che gli altri ci propongono. La terza strategia è quella di Don Lorenzo Milani, che risponde... Non è la sua strategia, però... Ok, che risponde alla domanda ti sta a cuore. Cioè l'importante all'interno del web è sempre quello di essere responsabili, essere dotati appunto di una certa responsabilità, essere rispettosi nei confronti degli altri e quindi cercare di non adottare un linguaggio che sia in qualche modo provocatorio piuttosto che maleducato, come spesso succede ad esempio nel flaming, che è proprio diciamo una caratteristica del cyberbullismo, che è quella di in qualche modo inveire contro gli altri con un linguaggio piuttosto diffamatorio, piuttosto che maleducato. E questo è molto sviluppato tra i giovani di oggi, purtroppo. Bisogna anche essere coraggiosi, nel senso non bisogna essere omertosi, bisogna denunciare. Molto spesso si pensa che appunto siccome viene pubblicato sul web allora non è compito mio farlo. In realtà è molto importante denunciare tutto quello che si vede all'interno del web e che è negativo, che non è produttivo ovviamente per l'altro individuo. La quarta strategia è la strategia del buon samaritano, penso che voi comunque conosciate la storia, e risponde alla domanda cosa posso fare. Il buon samaritano ovviamente aiuta qualcuno e quindi anche noi all'interno del mondo digitale dobbiamo imparare ad essere partecipativi, quindi partecipare ed essere attivi, cioè creare qualcosa che effettivamente sia produttivo per l'altro. Queste possono essere appunto quattro strategie importanti. Adesso vediamo tre video
che possono essere di video stimolo per voi, per poter riflettere, ma anche... Ok, per poter riflettere, ma anche, non so, del materiale che si può utilizzare con un giovane piuttosto che altro. Questo si chiama parte sonda. No, quindi è proprio... Sì, è una caratteristica del cyberbullismo. È una particolarità, sì, proprio è l'inveire contro altri in... È un'azione. Sì. Si chiama flaming? Flaming, sì. Da to flame. Infiammare, quindi diciamo commentare di modo che fomenti, diciamo, delle, dei commenti negativi piuttosto che la demenza. Sì. Una possibilità è quella di non farlo. Non sentiamo qui, è una domanda che avrei fatto anch'io, ma non sentiamo bene la risposta. Grazie. Sicuramente la denuncia alla polizia postale. Ma anche semplicemente il primo passo è semplicemente quello di segnalare all'interno, non passare sopra i contenuti che vediamo, che vediamo postati nei social. Segnaliamo subito i contenuti che riteniamo offensivi, che riteniamo... Ma la, sì, operativamente la segnalazione come si fa? Cioè io mamma guardo Facebook, per tutto, faccio delle gente che vuole entrare a Facebook. Facebook, ma penso di non essere l'unica qua dentro. Cioè, se ci declinate anche con degli esempi per voi banalissimi, magari per noi io... La situazione è quella... No, segnalare... Perché ancora, lei parlava proprio di contenuti che vengono postati, quindi contenuti semplicemente che possono essere battute, video. Allora facciamo finta che io su Instagram vedo delle immagini che sono offensive, magari non nei miei confronti, ma comunque inadeguate. A chi devo fare la segnalazione? Primo passo direttamente al social network. C'è la possibilità di segnalare. Si può segnalare? Sì. Segnala questo contenuto come inadeguato. Sì, dipende poi dal social, però di solito quasi tutti i social hanno questa funzione, Instagram ce l'ha, Facebook ce l'ha, segnala questo contenuto e poi ci sono un paio di domande, di passaggi per cui il social chiede perché lo stai segnalando e si può indicare anche il motivo. Quindi questo sicuramente è il primo passo. Sì, esatto, poi eventualmente un passaggio successivo potrebbe essere quello di rivolgersi alla polizia postale delle telecomunicazioni, che sicuramente può eventualmente rintracciare attraverso, non lo so, screenshot che sono stati fatti. Mi ha un problema con il microfono. Perché se parlate di lì non si sente di qua, allora. Esatto. Ecco, così. Ecco. Ok, se no. Perché non siamo abituati a stare più dietro una. Eventualmente il prossimo passaggio, stavo dicendo, è portare del materiale alla polizia postale delle telecomunicazioni. Quindi è fondamentale, non so, che. Esatto, che ci siano delle prove, cioè qual è quell'utente che vi ha usato dei termini, insomma, offensivi, piuttosto che fare degli screenshot, come ho detto, cioè immortalare la chat piuttosto che il contenuto offensivo, di modo che la polizia postale poi possa rintracciare eventualmente l'utente che è entrato in contatto con voi. E poi da lì, insomma, ci saranno poi altri passaggi. Sì. Va bene, grazie. Altre domande? No, se no andiamo avanti. Questo mai dopo. Sì, poi dopo comunque anche nei laboratori potete farci tutte le domande che volete. Sì, l'idea dei laboratori è proprio anche di lavorare sul concreto, anche delle situazioni. Social media is great. It connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things. Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that?
It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works. Social Media Guard. Get yours now. Anche se era in inglese, penso che abbia un po' capito dalle immagini. Finalmente riesco a dialogare. Con questo collarino? Sì, sì, sì. No, è... Il primo, primo che abbiamo saltato uno. Sì, sì. In inglese anche questo, ma comprensibile. Sì, Hey Jake, you want to pass the salt, please? Io sono migliore di te.
Fanno sfigare. Basta, non ce la faccio più. Non posso più sopportare questo odiarmi. Questo sentirmi inutile e fastidiosa. Mi stanno rovinando la vita. Io non posso più far niente ormai. Mi sento incapace e non all'altezza. Ma forse sono solo uno sbaglio. Magari non dovevo nascere. Sono uno stupido e antipatico errore. E se sparissi? Chiudere tutto, lasciare le cose così come sono e dileguarmi. Forse sarebbe meglio per tutti. Adesso è proprio il momento di dividersi in gruppi. Non vogliamo fare ulteriori commenti in merito ai video, perché vogliamo che il video sia proprio uno stimolo per il lavoro che poi andremo a fare nei gruppi. Allora, i gruppi, come aveva detto Federica, sono due, in base al ruolo, il ruolo da genitore e il ruolo da operatore. E gli operatori poi si divideranno in due gruppi, in quanto il lavoro che farete sarà proprio anche di progettazione, quindi è giusto essere anche in piccoli gruppetti. Quindi il tempo veramente strettissimo, nel senso abbiamo davvero pochissimo tempo per poter lavorare. Facciamo così, alle 6:30 ci troviamo tutti qui per poter poi concludere con la visione di quanto fatto nei diversi gruppi, in modo che sia un'occasione di confronto, e abbiamo veramente mezz'oretta per concludere. Quindi gli operatori, adesso non so, dai tu pure le istruzioni. E allora il gruppo, secondo me è meglio far tenere gli operatori, che li dividiamo più agevolmente, i genitori invece andiamo sotto. Una comunicazione di servizio, prima che mi dimentico, poi darla dopo. Allora, le slide, per chi le vuole, può scriverla a Don Lorenzo e le diamo. Per quanto riguarda gli insegnanti, ci hanno chiesto se loro possono rilasciare un certificato come Cremit. Loro hanno detto di sì, perciò stessa modalità, per chi fosse interessato, no. Sì, cioè, per noi non ci problema, abbiamo solo fare un piccolo passaggio. Sì, no, ok. Sì, allora, puntiamo al sì, comunque, se siete interessati, raccogliamo i nomi, scrivete sempre a Don Lorenzo e poi... Scusate, voi come Cremit non siete accreditati? Siete accreditati? Se siete accreditati lo potete fare. Sì, però devono proprio sentire la loro azione. Fabio, ci è stato chiesto adesso questo momento, quindi è giusto che noi non possiamo dare una risposta. Quindi, gli educatori rimangano qua, educatori, insegnanti, i genitori, devono fare.
Allora, scusate per la voce. Allora, io direi di fare così, abbiamo davvero ancora pochissimo tempo, però purtroppo noi del gruppo dei genitori non siamo riusciti a creare il nostro Padlet, però gli operatori ce l'hanno fatta, quindi magari cominciamo a vedere gli elaborati che hanno fatto gli operatori e poi facciamo due slide proprio veloci per concludere. Allora, se le persone di ogni gruppo che hanno postato in Padlet vengono a raccontare quello che hanno fatto, sarebbe una bella cosa. Lascio a voi il microfono. Roberta Marchetti. Lei è vittima di atti di bullismo con fotografia. Anzi, di cyber. Roberta, vieni a ecco, qualcuno che venga a raccontare quello che avete fatto. Allora, il titolo dell'attività che abbiamo pensato, molto in generale, social network, risorsa, minaccia. E, vabbè, aspetta, allora. I genitori sanno cosa abbiamo fatto? Nel gruppo degli operatori hanno lavorato alla progettazione di attività che si possono fare con i loro contesti educativi in cui operano con i ragazzi, quindi l'hanno un po' progettato. Due gruppi di educatori hanno fatto questo, con un gruppo invece di solo insegnanti abbiamo più riflettuto un po' insieme su quelle che possono essere le caratteristiche del buon insegnante digitale. Sì, quindi allora abbiamo scritto in questo schema di lavoro, insomma, come impostare l'attività, quali descrizioni, finalità dargli, e l'obiettivo di questa attività vuole essere sensibilizzare di più i ragazzi a questo argomento e dei social network e del cyberbullismo, soprattutto facendoli ragionare su come qualunque cosa possano postare, possano mettere da un cambiamento di stato su Facebook, una foto così, cioè può essere potenzialmente rintracciabile, rimane comunque registrato, quello che, di cui anche si parlava domenica scorsa. Quindi sensibilizzare i ragazzi che in realtà noi abbiamo pensato fra i 10 e i 15 anni, che sono i ragazzi con cui abbiamo a che fare noi, proprio per adolescenti e adolescenti, quindi appunto sensibilizzarli su questo tema. In questo senso, quindi, l'obiettivo dell'attività vuole essere portare i ragazzi a utilizzare consapevolmente questi strumenti, consapevoli appunto delle varie conseguenze che possono avere certi comportamenti, e più praticamente abbiamo pensato di articolare il percorso in 5 incontri, 5 tappe, quindi appunto il tempo dell'attività sarebbe un mese, meno male. E fase 1 di introduzione, il primo incontro, proprio si parte dai ragazzi, si cerca di esplorare un po' cosa loro ne sanno, che utilizzo ne fanno loro appunto dei social network, quanto lo usano, insomma proprio quello che sanno loro sull'argomento, proprio per capire da che livello partiamo. E il secondo incontro invece vuole entrare più nel merito, ovvero porre i ragazzi di fronte a un questionario proprio bello, molto pratico. E un questionario che vuole essere provocatorio, del tipo fargli rispondere a domande come sai cosa succede se pubblichi questo, sai cosa può succedere se pubblichi questo, quindi appunto un po' provocandoli, un po', non dico spaventarli, però nel senso farli proprio attaccare il problema di petto. Sì. No, per questo abbiamo pensato alla fase 3, proprio la fase dello spavento. sarebbe bello fare un po' di incontri strutturati come domenica scorsa. Quindi appunto un incontro che sarebbe il terzo dell'attività, proprio far venire relatori esterni, comunque esperti di questi temi, con magari attività pratiche, eccetera, eccetera. E il quarto incontro invece sarebbe bello sentire le parole
proprio di testimoni, di persone che proprio hanno vissuto, persone anche magari vicine a noi, che conosciamo nella comunità, che hanno vissuto questo fenomeno, no, del cyberbullismo, comunque di aver vissuto sulla propria pelle conseguenze che possono esserci da un utilizzo inconsapevole di questi strumenti. E, vabbè, e poi quindi dopo questi incontri, un po' di sensibilizzazione, spavento, eccetera, eccetera, arrivare al quinto incontro, quello finale, in cui si traggono appunto delle conclusioni, e poi serve proprio un prodotto pratico finale. Per esempio, abbiamo visto prima il video realizzato da quella scuola, noi abbiamo pensato di creare con i ragazzi una sorta di decalogo di regole di comportamento da seguire, molto, quindi ripeto, molto scolastico, così. E accanto a questo poi indurli magari a fare proprio un gesto spontaneo, no, contro questo fenomeno. Avremmo pensato magari di non farli scrivere, però di farli scrivere un post su Facebook, magari invitarli a scrivere, perché comunque deve essere una cosa abbastanza spontanea, altrimenti non ha senso. Per esempio un post su Facebook, una foto, uno stato, che insomma riassuma quello che gli è rimasto da questa attività, oppure proprio di denuncia, no, di questo fenomeno, però appunto un po' una cosa loro che rimanga, che sia spontanea allo stesso momento, proprio per vedere l'attività, se è arrivata a buon fine, se siamo stati in grado di comunicare qualcosa o meno, insomma. Quindi sì, questa è un po' l'attività in generale. Ma sì, tipo utilizzare i social network, tra virgolette, a fin di meno. Abbiamo appena detto di non far usare i social network. No, non di non farli usare, cioè farli usare, tra virgolette, positivamente. Un uso consapevole. No, un uso consapevole, cioè nel senso usarli a fin di bene. Cioè, tra le varie foto, tra le varie cose che scrivono una cosa un po' intelligente, sensata, moralmente utile. Questo è quanto. Grazie. Simpatico gioco di parole. Quello che abbiamo deciso noi è più o meno un ricalco di quello che avete appena sentito. Differisce su poche cose, più o meno magari nel metodo o in quello che andremo a fare nei quattro incontri che abbiamo deciso, basandoci un po' sullo stile che tutti conosciamo. L'obiettivo, la finalità, purtroppo non si leggono su perché non mi caricava la foto, ma ve le leggo io. È la sensibilizzazione appunto e la prevenzione dei rischi che si corrono cui si può andare incontro usando inconsapevolmente, fidandosi, no, di un utilizzo frivolo di questi social e vari media o in generale del web. La fascia d'età abbiamo ritenuto che è quella più nel target, sia quella tra i 12 e i 15 anni, pensando anche che dai 16 in su, più di lì, si tenda un po' di più ad accorgersi di cosa può andare bene e cosa può andare male. Forse, almeno forse, noi crediamo che sia più utile lavorare su quest'età qua, appunto perché sanno già come si usano, cosa sono e perché, ma non si rendono conto, non hanno la capacità di rendersi conto appunto
di cosa possono andare incontro. Questi quattro incontri abbiamo deciso al primo di portare noi delle testimonianze, noi qualcosa del materiale su cui loro possano farsi un'idea, quindi è tutto molto esplicativo, molto introduttivo al tema. E alla fine di questo incontro chiederemo poi di portare loro qualcosa, testimonianze, ovviamente non chiederemo mai qualcosa di personale, perché è ovvio che uno magari trova anche difficoltà, ma pensando anche che possa essere un'occasione in cui uno può liberarsi di un qualcosa che porta dentro, di cui nessuno si può anche accorgere. E saranno quello su cui andremo a lavorare sull'incontro successivo. All'incontro successivo lavoreremo appunto sul loro materiale, su quello che ci hanno consegnato, andando appunto a estrapolare da questo quello che avevamo prefissato, ovvero il prevenire il rischio. Nel senso, sicuramente negli esempi, nel materiale che ci consegneranno, ci sarà un qualcosa dove noi potremo prendere e dire qui era il rischio, qui è, lo dico così, magari non è proprio un errore, cioè sono errori inconsapevoli, però qui c'è stato appunto l'errore, qui questo, quello e quell'altro, e li estrapoleremo tutto quello che noi volevamo fargli vedere. Però con un qualcosa che li riguardi un po' più personalmente. Poi il terzo incontro abbiamo deciso anche noi di fare un incontro più teorico, un po' più, non dico soft, ma passivo, dove gli viene elencato e spiegato tutto il sistema che c'è dietro, che come dicevano prima era quello che, di cui parlavamo settimana scorsa, tutto quello che ci gira intorno. E avevamo un quarto incontro che l'abbiamo collegato al prodotto, e quello che andremo a produrre sarà con loro un video di sensibilizzazione non tanto generale quanto improntato proprio sui loro coetanei, ovvero un qualcosa che venga detto più amichevolmente e non che sia un qualcosa di scolastico o accademico, che per molti può risultare anche noioso o insignificante, ma detto proprio da loro pari simili, quindi che dia un po' più di impatto e significato. E basta. E loro hanno prodotto anche... Hanno utilizzato Canva? Che, a che app avete usato? Hanno utilizzato anche delle applicazioni per creare dei piccoli prodotti, si sono un po' sperimentati. Invece il terzo gruppo era un gruppo di soli insegnanti in cui abbiamo fatto un lavoro un pochino diverso, perché lavorare sulla progettazione era un po' complicato perché sono tanti insegnanti di scuole di ordine e grado diversi, quindi abbiamo più riflettuto un po' insieme, ci siamo confrontati e hanno scritto, diciamo, una sorta di decalogo dell'insegnante digitale. Insomma, digitale, sì, ma è in fase di ultimazione, perché ovviamente sono soltanto degli input. Allora, il nostro gruppo l'ha formato un po' di insegnanti di scuola primaria, la maggior parte di scuola secondaria di primo grado, e c'erano anche dei colleghi di scuola secondaria. E quindi insomma c'è stato un po' un cocchiato e abbiamo raccontato tanto le nostre esperienze, perché insomma anche da noi nella scuola primaria purtroppo siamo stati spettatori. Esatto. Siamo stati spettatori anche di episodi che ci ha fatto riflettere. Ecco perché è importante la stoffare. Alla cattedra, la vogliamo sul tresto. Mamma che. E quindi è importante soprattutto un lavoro di sensibilizzazione anche secondo noi dalla scuola primaria, e con degli incontri con esperti, secondo me a partire anche dalla quarta elementare, in maniera tale di insegnare e di spiegare ai ragazzi e alle famiglie a che cosa si vada incontro.
Comunque, il lavoro che abbiamo fatto noi insegnanti sicuramente parte dalle medie e si pensava di rendere consapevoli i ragazzi per formare un gruppo di WhatsApp della classe mirato soprattutto per la condivisione di tutte le problematiche della classe e della gestione dei compiti, insomma. Tutto questo solo in questo gruppo di WhatsApp i partecipanti erano solo i ragazzi e si pensava di nominare due moderatori, due ragazzi all'interno della classe affinché potessero controllare un po' che le regole condivise fossero appunto, non ci fosse persone che uscissero dal seminato. E l'importante è che questi due moderatori fossero cambiati minimo una volta ogni mese affinché questa responsabilità potesse variare e andare su tutti. Come insegnanti si pensava anche di dedicare una mezz'oretta, un'oretta al mese per navigare e per spiegare ai ragazzi i vari social network quali sono e soprattutto quali siano le problematiche e i problemi che venivano fuori da questo utilizzo affinché i ragazzi avessero un senso consapevole e critico dell'uso di questi social network. E poi l'altra cosa che così abbiamo buttato lì, ma secondo noi è importantissimo a partire dalla scuola primaria, renderli proprio consapevoli dell'eternità delle immagini, cioè un passaggio di una foto che da un cellulare, anche se via soltanto WhatsApp, passa da un cellulare all'altro, in realtà rimane in un archivio. E quindi questa consapevolezza prima si fa propria e meglio è, perché così perlomeno si sa dove dobbiamo parare, insomma. E questo è quanto. Poi le nostre esperienze ci hanno portato via un po' di tempo e quindi sicuramente il lavoro sarà da approfondire, però questo è quanto. Non abbiamo restituito niente di materiale, diciamo, volevamo fare anche noi un Padlet, ma siamo stati immersi da tante domande e quindi ci siamo confrontati, che secondo me il confronto innanzitutto è il primo passo fondamentale, quindi confrontarsi in famiglia e confrontarsi fra famiglie. Il titolo del nostro Padlet gli avevamo dato Famiglia in rete. Ecco, è importante riuscire a confrontarsi e far sì che le famiglie siano in rete, perché in questo modo si riesce davvero a capire che cosa succede anche nel web e quali possono essere magari le regole, condividere regole che possono essere attuate in famiglia e fuori. Perché è importante la rete? Perché se i ragazzi poi fuori dalla famiglia hanno le stesse regole, non dico che in ogni famiglia ci devono essere regole uguali, però se le regole hanno un filo conduttore, sicuramente poi tra di loro si fanno forze e allora viene fuori quel coraggio di cui si parlava prima, che era fondamentale. Due slide veloci per cercare un pochino di concludere, magari di poter provare a dare delle risposte alle mille domande che anche nel gruppo del genitore magari non sono state esposte per il problema di tempo, però magari qualche risposta riusciamo a darla comunque. Innanzitutto, come vedete in quella slide, vedete quel libro. È un libro che è uscito fuori, la traduzione in italiano è uscita a febbraio di quest'anno, è a cura del professor Rivoltella, e è un libro scritto da Serge Tisseron, che è un psichiatra francese, che ha intitolato questo libro con una formula, 3, 6, 9, 12, sembra quasi una formula matematica, ma questa formula ci serve per ricordare un po' le diverse fasce d'età con cui lui cerca di dare dei consigli a genitori e operatori. Vi assicuro,
leggetelo perché è molto interessante, anche perché è tascabile, corto e fa molti esempi concreti, e quindi a volte la concretezza ci aiuta un attimo ad entrare nelle situazioni e a provare a capire quali possono essere le soluzioni. Quindi 3, 6, 9, 12, diventare grandi all'era diventare grandi all'epoca degli schermi digitali. Con questo libro, come Cremit e insieme all'editrice La Scuola e a Web Cattolici, abbiamo creato un programma, diciamo, il programma 3, 6, 9, 12, che è una serie di approfondimenti, di incontri, di interventi che facciamo con i genitori. Quella che vi sto facendo adesso non è tanto una promozione, ma per farvi capire che esiste questo sito che è www.educazionedigitale.net, è praticamente un portale. In questo portale potete trovare alcuni approfondimenti in merito a questi. È un portale dedicato all'educazione digitale. I partner, diciamo, di questo portale sono noi come Cremit dell'Università Cattolica, Web Cattolici e ecco i partner. Scendiamo giù. Ecco i partner e l'editrice La Scuola. Perché questo portale? Come vedete in alto al menu vengono indicate degli approfondimenti che potete andare a leggere su questi temi. E potrebbe essere importante ED risponde, che è praticamente potete fare delle domande e noi nel giro di una settimana o di un giorno, dipende anche dal carico di lavoro, sì, rispondiamo. Altra cosa, ci sono delle proposte percorsi che possono essere workshop, laboratori che noi proponiamo alle scuole, ai genitori, alle parrocchie, diversi enti educativi su questi corsi. Un'ultima cosa importante, secondo me, è andare a vedere l'home. Vi consiglio proprio. No, allora accendiamo. Giù. No, ecco, in questa pagina. Ecco, vedete che ci sono in alto dei file da scaricare in PDF. Ecco, se andiamo in un file, questo che cos'è? Anche nell'altro, che forse è meglio. Sono dei volantini che potete anche come parrocchia stampare e appendere anche nelle scuole. È praticamente un manifesto che ha creato Sergio Pisterone, noi come Cremi l'abbiamo tradotto, dove Sergio Pisterone dà proprio dei consigli sull'utilizzo dei diversi schermi digitali nelle diverse fasce d'età. Quindi è davvero interessante. Vi ricordo, sono consigli, poi bisogna vedere anche il contesto in cui vive il bambino o il ragazzo. Concludiamo con tre parole che vengono riprese un po' anche nel libro di Tisserone. La prima, autoregolazione. Per poter educare al digitale bisogna educare innanzitutto all'autoregolazione, cioè educare i ragazzi a imparare pian pianino a educarsi a regolare il loro tempo e il contenuto che guardano con gli schermi digitali. Quindi questa autoregolazione deve partire fin dalla piccola età. Quindi vi faccio un esempio semplice: mamma, voglio guardare la televisione. Bene, guarda, hai mezz'oretta, un'oretta di tempo. Vuoi guardarla adesso o vuoi guardarla dopo cena? Impariamo a fargli fare delle scelte fin da piccoli, dalle semplici cose, perché poi figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, problemi grandi, giusto? Mi confermate? Io ho ancora figli piccoli, però bisogna portarsi un pochino avanti. Quindi, innanzitutto bisogna imparare a creare questa fiducia con i ragazzi, a imparare a farli diventare responsabili di quello che fanno. E questa responsabilità deve avvenire anche in rete e con gli schermi. Vado velocemente, si parlava nel gruppo dei genitori, l'alternanza. Quindi quando si ha a che fare con gli schermi digitali non si può pensare a me non interessa,
quindi escludo completamente gli schermi, ma nello stesso tempo non posso neanche vivere solo di schermi. Quindi non c'è l'out-out, o fuori tutto o dentro tutto, c'è l'et-et. Quindi bisogna imparare a far sì che i bambini imparino a avere diversi stimoli, perché gli schermi digitali ci danno stimoli, come ce lo dà lo sport, come ce lo dà la scuola. Quindi con gli schermi digitali possiamo creare delle belle cose e possono apprendere delle belle cose. L'importante è capire quando, come e anche il perché. Perché vado a scegliere di ottenere un'informazione da un tablet invece che andare in biblioteca? Io posso fare entrambe le cose, l'importante è che ho ben in testa quello che devo andare a fare. L'ultima parola e poi chiudo, accompagnamento. Ecco, questa forse è un pochino la parola che mette in gioco noi adulti. Dobbiamo accompagnare fin dalla tenera età. Non possiamo pensare che l'educazione digitale parte da quando c'è il problema. Lì è tardi, ok? Bisogna partire prima. E le parole che vengono accompagnate sono pazienza e cura. Pazienza, perché magari ripeteremo tante cose, non importa, bisogna lasciare anche correre, bisogna anche, magari non dico fargli fare degli, bisogna anche fargli sbagliare, ok? Che dipende poi dallo sbaglio, non fargli arrivare a chissà dove. E cura, perché vi sta a cuore. Giocate con loro, con la Wii, giocate con dei videogiochi, mettetevi in gioco anche voi, perché è una bella occasione per scoprire da loro che cosa e come guardano. Narrate, fatevi narrare quello che succede in internet, fatevi raccontare che cosa stanno vedendo dai cartoni animati. Vi assicuro che facendo queste domande a loro, innanzitutto siete interessati e quindi il divario generazionale comincia a diminuire. E poi secondo me veramente date la possibilità a loro di potersi mettere in gioco, di potervi insegnare delle cose. Quindi ecco, la cura sta innanzitutto nel dedicare del tempo, anche a divertirsi. Un altro esempio molto concreto che fa Tisseron, che a noi piace molto, dateli se avete una macchina fotografica vecchia che volete utilizzare, chiedete a loro di fotografare le cose belle che vedono. È sicuramente un'esperienza diversa. Il solo fatto di scegliere la macchina fotografica e inquadrare una cosa che ci piace, anche scegliere come inquadrarla, sicuramente aiuta il bambino a pensare prima di fare una foto, vale la pena farla? Quella cosa la fotografo perché ci tengo, era una cosa bella, allora vale la pena mantenerla nel tempo. E quindi una fotografia mi può aiutare ad archiviarla, per poi questa foto magari, chi lo sa, diventerà qualcosa di utile per chissà cos'altro. Quindi autoregolazione, alternanza e accompagnamento. Tre parole, mi rendo conto che ce ne sarebbero altre, ma il nostro scopo è innanzitutto è educarvi ad essere dei cittadini, cittadini anche responsabili e attivi. E purtroppo, o anzi, ben venga, l'attivazione oggi avviene anche nei media. L'apprendimento che loro fanno anche a scuola avviene attraverso i media, quindi i media ci propongono una realtà che non è la realtà vera, ma è una sua rappresentazione. Quindi noi dobbiamo aiutarli a leggere questa rappresentazione ed essere quindi critici in quello che vedono. Avevamo altre slide, ma direi che possiamo terminare qui. Ringraziamo i relatori che sono intervenuti in questi incontri. Tanto il vocione non serve il microfono, va bene. Ringraziamo i relatori che sono intervenuti sia in questo incontro, quindi loro, e colgo l'occasione per salutare anche Paolo Picchio che è venuto a trovarci qui oggi, che ha parlato settimana scorsa. Poi mi sento di ringraziare anche voi per essere intervenuti così numerosi e così partecipativi.
È sempre bello fare dei laboratori quando si vede che le persone sono molto interessate. Ok, poi colgo l'occasione per sponsorizzare il libricino che troverete uscendo sul no al graffitismo, quindi per chi è interessato è lì. E ora vi avviso che sotto nel salone dove di solito facciamo le cene, giusto? Quello sotto scese le scale che più giù non potete andare, c'è un piccolo rinfresco. Quindi per chi fosse interessati, penso tutti, visto che sono quasi le 7:30, se volete prego, c'è un aperitivo. Ok, grazie a voi.